Ciao a tutti. Oggi parliamo di Adriano Lincetto. Sì, insomma, di mio papà. Capite bene quanto sia non facile per me affrontare questo argomento, ma del resto è una cosa veramente più forte di me. Devo farlo. Insomma, mio papà è stato un grande musicista, ma proprio a tutto tondo. È stato un grande compositore. Un pianista come veramente ce ne sono stati pochi in circolazione. È stato un insegnante. Lui ci teneva tanto a questa definizione insegnante. Non amava farsi chiamare né maestro né professore, insegnante. Io ho perso il conto di quanti allievi lui ha formato. Ha formato non solo dal punto di vista tecnico-musicale, ma proprio dal punto di vista di vita. Mio papà era anche una personalità, insomma, era come me, o meglio, io sono come lui e lo sono sicuramente per motivi di sangue, di genetica, ma anche, diciamo così, lombrosiani, usando un'iperbole, ovvero per il fatto che io sono stato educato da lui e quindi non posso non aver assorbito quei grandi principi che hanno istruito un po' tutta la sua esistenza. Oggi è inutile che cerchiamo voli pindarici, discorsi aulici sui massimi sistemi. No, parliamo di musica, parliamo della sua musica e quando dico della sua musica, della musica composta da lui. Mio papà ha scritto tantissima musica e sempre in modo, diciamo, necessario ma estemporaneo. Cioè lui non poteva non scrivere. E questa è l'essenza del vero compositore. Compositore non è colui che si mette davanti a un foglio musicale e comincia a ragionare su cosa comporre, su cosa richiede, la tendenza artistica del momento e facendo tutte le considerazioni, anche tecniche, la necessità della forma e tutte queste belle cose qua. No, mio papà scriveva di getto perché, ripeto, non poteva non scrivere. E nella sua musica metteva la sua essenza, le sue aspirazioni più segrete, più nascoste. Aveva delle ossessioni musicali, mio papà. C'è un tema che in qualche modo potremmo definire il chiodo, anzi non è che potremmo definire, l'ha chiamato lui il chiodo, ed è un giro melodico, armonico, preciso che ritorna in moltissime sue composizioni. E perché il chiodo? Perché era il suo chiodo fisso, perché quella melodia non lo lasciava mai per motivi assolutamente imperscrutabili e che forse non ha nemmeno senso cercare di conoscere, di capirne il perché. E dicevo che scriveva in modo estemporaneo perché spesso scriveva per i suoi amici. Cioè, ovviamente mio papà aveva tanti amici musicisti che suonavano gli strumenti più differenti e quando qualcuno diceva, ma insomma, dai Adriano, scrivimi qualcosa, dai, cioè, lui scriveva, e così nascono le cose. C'è una letteratura flautistica vastissima, per il motivo banale che due dei suoi più grandi amici di tutti i tempi, sono stati Enzo Caroli da una parte e Tony Carraro dall'altra, due flautisti favolosi. E mio fratello Francesco è diplomato in flauto. E si è diplomato in flauto sotto la guida di Enzo Caroli. Capite ancora una volta il concetto di intreccio, di clan, di famiglia, chiamatelo come volete. Mio papà ha sempre scritto poi per organici piccoli, e questo nel momento in cui io, insomma, attorno ai 20 anni cominciavo ad addentrarmi in modo un po' più serio nel mondo della musica. E con, se vogliamo, anche sempre maggiore competenza, continuavo a ripetergli, ma insomma, ma perché non scrivi un concerto per pianoforte e orchestra oppure una grande sinfonia? E lui mi rispondeva nella sua amatissima lingua veneta, e dopo chi me la suona? Amino gomiga santi in paradiso, eh? Come dire, era consapevole in questa frase della difficoltà per un battitore libero come lui di trovare i fondi normalmente dirottati nei vari
meccanismi del potere anche all'interno dell'arte ai cosiddetti compositori di regime. Lui era tutto tranne che un compositore di regime. Quando mio papà negli anni 60 scriveva temi legati ancora ai concetti più classici della melodia, dei giri armonici più, se vogliamo, anche tradizionali, pur con una sua originalità e una sua tratto distintivo inequivocabile, erano gli anni in cui invece imperava lo sperimentalismo, i figli tristi della dodecafonia di Stockhausen, insomma, di tutto quel mondo che, ripeto, a me piace definire musica intellettualmente elevata, figlia di un sistema e ristretta a strette conventicole di potere. Questo intreccio perverso che sempre c'è stato e sempre ci sarà fra mondo della politica, mondo dell'arte. Vabbè, non fatemi andare avanti su questo perché ci allargheremmo. Tornando ad Adriano Lincetto, dicevo, lui aveva dei temi, delle melodie, le sue settime diminuite di ispirazione molto legata al mondo di Debussy, Ravel, piuttosto che Bartok o Stravinsky. E, insomma, tutto, ripeto, un suo mondo che era il riflesso del suo bagaglio culturale e delle sue esperienze. Dicevo che era un battitore libero. E lo è sempre stato. La sua opera forse più importante, perché secondo me è fortemente marcata da tratti autobiografici, quantomeno autobiografici come vedremo a livello ideale, perché poi lui in realtà non è mai riuscito nella realtà a fare quello che il suo personaggio, il suo protagonista è riuscito a fare, e proprio per questo forse ha dato sfogo a questo suo io nascosto. Sto parlando di Janot. Janot è questo barbone che vive sulla riva della Senna. Janot è il protagonista di una pantomima, ovvero un'opera teatrale minimale scritta e pensata assieme a una grande autrice di teatro padovana che fu Cornelia Mora Taboga, alla fine degli anni 60, fra il 68 e il 69, scusatemi, non è ancora coronavirus, per il momento ancora non l'ho preso. Allora, dicevo, scritto a quattro mani con Cornelia Mora Taboga, prevedeva questo atto unico con i musicisti in scena, pochi musicisti, in realtà un piccolo gruppo di fiati, due trombe, fagotto, flauto, oboe, il tutto accompagnato da un organo elettronico e una voce solista, però vocalizzante. Voce solista che incidentalmente nell'unica esibizione di questa pantomima tenuta nel dicembre del 69 al Teatro Verdi di Padova fu la grandissima Lucia Valentini, un minuto prima che esplodesse il suo successo mondiale, anzi direi universale. E dunque, già no. Questo barbone che vive in riva alla Senna e alla fine muore immerso nei suoi ricordi e nei suoi sogni. Io credo che il modo migliore per capire chi è Janot e forse anche per avvicinarsi a un frammento di chi fu Adriano Lincetto è proprio nelle parole di Adriano Lincetto, quando nel canovaccio di questa pantomima ne scrisse i caratteri essenziali, che vi vado a leggere. Questa cosa che sto per leggere l'ha scritta mio papà nel settembre del 1968. Sulle prime si sarebbe tentati di considerarlo il solito accattone, ma non è così. Un tempo Janot aveva un nome, una casa, una famiglia, una posizione, ma non era libero. Era incatenato da convenzioni, da doveri, da oneri sociali. Ad un certo momento raggiunge il punto di rottura. Il suo anelito alla libertà lo induce ad abbandonare tutto e tutti per rifugiarsi in un suo mondo fatto di sogni, di ricordi, senza più nessun legame con la vita precedente. Ora egli è libero di vivere la sua vita come meglio crede. È vero, a volte non ha da mangiare e non sa dove dormire, ma è libero, libero di vivere con se stesso. Non mendica mai. Egli non stende la mano, ma appoggiato il cappello per terra suona. Se chi passa vuole dargli qualcosa, lo mette nel cappello ed egli continua a suonare con grandissima dignità.
questo è già no. Diciamo che è già no. E quest'opera, ripeto, è andata in scena solo una volta e io ho trovato negli archivi più nascosti della mia famiglia un nastro di cui avevo memoria, ma di cui si era in qualche modo persa traccia. Cos'è un nastrino? Un piccolo nastrino, ovviamente analogico, che venne registrato, credo, 1 o 2 mesi prima delle prove generali in teatro, in una forma minimale, nel vecchio salotto di casa nostra, della vecchia casa di via Fratelli Bandiera, che era un normalissimo appartamento dove c'era il pianoforte a mezza coda di mio papà e dove mio papà fece installare per un breve periodo un organo elettronico, proprio per provare al meglio l'opera. E era il classico Tinello Maron, come direbbe Paolo Conte, quindi nulla a che vedere con uno spazio acusticamente adeguato. Bene, quel giorno, che io veramente ricordo, avevo 8-9 anni, erano presenti Lucia Valentini, che io chiamavo zia Lucia incidentalmente per la familiarità che avevamo, e Tony Carraro al flauto. Mi ricordo come fosse ieri questo unico microfono dinamico messo in piedi al centro del trio, credo che fosse un Sennheiser MD420 per i più impallenati, collegato a un registratorino portatile geloso. Forse qualcuno se lo ricorderà, il geloso, ovviamente monofonico, con il suo occhio magico per indicare il livello. E in una presa unica venne registrata tutta l'opera, ovviamente riassumendo in sé mio papà tutti quegli strumenti riassumendo all'interno dell'arrangiamento dell'organo tutti quegli strumenti che non erano presenti, quindi l'oboe, le due trombe, il fagotto in particolare. Bene, ho trovato questo nastro ancora un paio d'anni fa, l'ho restaurato, nessuno l'ha mai sentito, a parte l'amico Antonio Lanfranca che si è occupato dell'acquisizione in dominio digitale, e oggi per la prima volta vi farò sentire il frammento finale, il finale, la scena finale dei sogni di Janot, dove appunto Janot muore e si eleva in un mondo che chissà qual è questo mondo. Ma non vi faccio sentire solo questo, perché dovete sapere che l'ultima cosa che mio papà ha scritto è stata, o meglio, l'ha scritta nel 1980, ma l'ha ripresa e modificata pesantemente per ultima, poco prima di morire, nel 1996, è appunto questa versione orchestrale che io, soffiando sul fuoco, l'avevo costretto a scrivere, orchestra ancora non sinfonica ma da camera, quindi archi più tutti gli strumenti solisti e la voce solista. Ripeto, questa versione che io l'ho veramente massacrato perché la scrivesse, e la scrisse nel 1980, però poi appunto la riprese e la corresse pesantemente, ripeto, subito prima di morire. E l'idea, siccome già esisteva, era appena nata Velut Luna, era nata con la sua direzione artistica. Mio papà morì improvvisamente a 59 anni nell'aprile del 1996 e lasciamo perdere le circostanze che hanno portato alla sua morte, un infarto intestinale fulminante, ma insomma anche qui dovremmo aprire un altro capitolo che è meglio non aprire. E dicevo, mi sono perso. Sì, dicevo, è l'ultima cosa che ha scritto e purtroppo non è riuscito a sentire realizzata. Realizzazione che io poi ho portato a termine nel 2005, grazie anche al contributo splendido dell'Orchestra di Padova e del Veneto, con cui all'epoca collaboravo strettamente, che accettò di registrare questa partitura, e con il meglio dell'orchestra, tutti i grandi solisti, col pierottoso primo violino, con il flauto favoloso di Mario Folena, con l'oboe di Paolo Brunello, con il fagotto di Aligi Voltan, con le trombe di Diego Cal, insomma gli interpreti che hanno fatto grande l'orchestra di Padova e del Veneto. E appunto
vi farò sentire anche questa. Quindi adesso, in conclusione di questa chiacchierata, manderò in rapida sequenza la versione in anteprima mondiale assoluta, per quello che vale questo termine, eseguita da mio papà nel 1969 nel salotto di casa, e poi la versione orchestrale che io ho registrato e pubblicato in un disco appunto nel 2005. Prima di lasciarvi, mi piace riassumere l'essenza dello stile e del modo compositivo di mio papà in una definizione che ebbe a dare di lui il grande Radu Lidienko. Questo grande filosofo di origine rumena, trasferito in Inghilterra, che fu un suo grande amico, anche se non si videro molto. Radu Lidienko, fra l'altro, scomparso da poco tempo. Radu Lidienko ebbe a scrivere di mio papà questa cosa che io trovo perfetta. Adriano Lincetto, e la sua musica lo mostra, si è sottratto alla parodia del cosiddetto mondo artistico, a sua volta una grottesca e micidiale parodia del cosiddetto mondo in generale, senza dar peso ai suggerimenti, alle imposizioni, ai criteri che da quella parodia dell'arte venivano. La sua salvezza e quella di chi lo ascolti sta tutta nell'equilibrio in cui ha vissuto e composto, al di là del vecchio e del nuovo. Un buon modo di trovare spazio e luce è quello di isolarsi in buona compagnia. Buon ascolto.